siamo venuti a fare un discorso molto netto e chiaro sul fatto che il Mezzogiorno ha bisogno di risposte certe nella prossima legislatura. Queste risposte sono nel PNRR, che non va, come dice la destra, rinegoziato. I soldi vanno semplicemente spesi il più presto possibile. E poi il nostro grande piano sul lavoro, con la decontribuzione e soprattutto la detassazione per il lavoro per i giovani sotto i 35 anni che non possono continuare a vivere di stage. Per noi gli stage, i finti stage, gli stage gratuiti vanno eliminati, il passaggio a una incentivazione totale sul primo lavoro e la scelta quindi di fare questo investimento sul lavoro dei giovani al Mezzogiorno, che per noi sarà uno dei punti essenziali della prossima legislatura. Accanto a questo, quando parlo di PNRR, che è la priorità per i prossimi 5 anni, noi sappiamo anche che il PNRR fa da una parte gola alla criminalità e da un'altra parte ha bisogno di una pubblica amministrazione più efficiente, da cui il piano che abbiamo messo a punto per 300.000 nuove assunzioni nella pubblica amministrazione che sostituiscano coloro che usciranno nei prossimi anni, quindi con una capacità di immettere dei giovani che siano altamente in grado di gestire la transizione digitale, che è necessaria soprattutto per un PNRR che deve essere usato bene e soprattutto deve essere tenuto lontano dalla criminalità. Certo, stasera c'è anche De Luca, fa delle polemiche. 100.000 posti al sud, una battaglia del governatore De Luca. Guardi, questa è una battaglia che tutti insieme abbiamo messo in campo, l'abbiamo lanciata l'altro giorno a Taranto con i governatori del Mezzogiorno. È per noi fondamentale per un motivo molto semplice: da ormai 12 anni c'è il blocco del turnover della pubblica amministrazione. Questo ha portato un invecchiamento nella pubblica amministrazione, un invecchiamento proprio di età dei funzionari pubblici nel periodo in cui si stava digitalizzando la pubblica amministrazione, in cui naturalmente sono i più giovani quelli di cui ci sarebbe bisogno. Quindi per noi oggi è essenziale recuperare il tempo perduto. Quel blocco del turnover lo mise Tremonti che mise anche il blocco del tetto, mise il tetto alla spesa del personale sanitario, quel Tremonti che oggi è di nuovo candidato per il centrodestra, quel Tremonti che è responsabile di molte delle scelte sbagliate che furono fatte sul Mezzogiorno negli anni scorsi e che noi vogliamo cambiare radicalmente. C'è bisogno al 30 di settembre, quando ci sarà il prossimo Consiglio europeo, di una decisione europea che blocchi le bollette. Ho trovato disponibilità da parte del governo tedesco, da parte dei miei interlocutori in Germania. Adesso è importante che tutto questo diventi fatto concreto, perché altrimenti noi continueremo a mettere soldi per fare che? Per rincorrere bollette che si alzano sempre di più e soprattutto per dare soldi alla fine alla speculazione. Noi dobbiamo far abbassare le bollette, quindi abbassare la speculazione e quindi salvare le imprese e le famiglie italiane.